Dopo 32 anni di panchina rosso-blu, Gigi Fresco completa l'impresa più incredibile. Dalla terza categoria ai professionisti. Con la vittoria di Foligno, il presidente allenatore ha scritto il finale più bello di una storia che era difficile soltanto da immaginare. È un effetto bellissimo, ma ripeto, io penso per tutti i ragazzi che se lo meritano. Non avrebbe senso senza di loro, infatti l'avventura la faremo con quasi tutti loro e qualche inserimento, ma la base sarà questo gruppo. Io penso che questo gruppo potrà andare anche in C1. Le prime 9 verranno promosse, perciò io credo che questo gruppo abbia la forza morale per poterlo fare. Nessun limite alla fantasia allora, specie dopo il pomeriggio pazzesco vissuto dalla squadra di Borgo Venezia. La partita della gloria infatti ha avuto dell'incredibile e non poteva essere altrimenti. A 10 minuti dal termine la Virtus era sotto 1-0, prima che Mensah, uno dei gioielli rosso-blu, mettesse dentro la rete del pari. E prima che Nalini, a un minuto dal 90esimo, infilasse nel 7 la punizione del sogno. Sono stati straordinari, cioè non riesco ancora a credere a quello che è successo. Ho pensato che era la distanza giusta, anche perché in allenamento mi riescono spesso e l'ho messo a frutto, diciamo, ecco. È lo stesso Nalini che allo scadere infila il rigore del definitivo 3-1, poi è soltanto festa. Il ripescaggio in Lega Pro, la vecchia Serie C, ora è più di una certezza. Verona sarà l'unico comune d'Italia ad avere 3 squadre tra i professionisti. Sono una parolona, se mi giro e guardo indietro e penso a quando ho iniziato, dico, boh, non avrei mai immaginato e nemmeno sperato una cosa del genere. Siamo lì e ce la godiamo e è avanti tutta. Essere riusciti per tutto l'anno a competere con queste formazioni, a restare in alto e fare una cavalcata anche durante questi playoff, basta che guardiamo la partita di oggi, c'era una tribuna esaurita di una città intera come Caserta, quindi in realtà molto più grande della nostra a livello sia di pubblico che di potenziale economico, quindi lo definirei un capolavoro.